Sportiros e Libreria Ave Ubic stavolta ci portano nel cuore di una storia particolare. È la storia di Kobe Bryant, The Mamba Mentality, il mio basket, edizione Rizzoli. Ci sono in realtà due Bryant. Quello più umano, più conosciuto soltanto dalle piccole storie locali, no? Conosciuto da bambino e da ragazzino a Rieti, Reggio Calabria, Pistoia, soprattutto Reggio Emilia. E poi c'è il Bryant Kobe, c'è la star mondiale e c'è soprattutto la Mamba Mentality, che è qualcosa che sopravvive al mito di Kobe, che sopravvive alle sue stesse favolose gesta sportive. Questo volume, tra l'altro, oltre ad avere un paio di chicche particolarissime, è caratterizzato da delle fotografie eccellenti, una veste grafica veramente sopra la media, e poi dal fatto che è scritto in prima persona, perché è un libro, credo che sia l'ultima produzione in prima persona di Kobe Bryant prima della sua triste fine. E allora leggiamo qualcosa. Se davvero volete diventare grandi in qualcosa, dice Kobe, dovete impegnarvi sul serio. Se volete essere i migliori, dovete sviluppare una vera ossessione. Molte persone dicono di voler essere grandi, ma non sono disposte a fare i sacrifici necessari per raggiungere la grandezza. Altre hanno preoccupazioni più o meno importanti, si dedicano a troppe cose insieme. E va benissimo così, in fin dei conti, la grandezza non è per tutti. Quello che sto dicendo è che non è facile diventare grandi. Serve molto tempo, molti sacrifici. Bisogna fare molte scelte difficili. Anche le persone che amiamo devono rinunciare a qualcosa. Quindi bisogna poter contare su amici e parenti comprensivi. Non sempre la gente capisce quanto impegno è necessario affinché una persona possa inseguire il suo sogno di grandezza. È arduo trovare un equilibrio tra l'ossessione per il lavoro e la necessità di essere presenti per la famiglia. È come camminare su una fune sospesa nel vuoto. Ti tremano le gambe e cerchi un baricentro. Ogni volta che oscilli troppo in una direzione, devi correggere l'inclinazione e ti ritrovi sbilanciato dall'altra parte. È una danza. Non si può raggiungere la grandezza camminando in linea retta. Dobbiamo tributare rispetto a chi ce l'ha fatta e a chi ci sta ancora provando. Il post partita, diceva Kobe, durante il gioco non ci sono distrazioni. Appena suona la sirena, tante persone vanno a fare la doccia e a vestirsi più in fretta possibile. Io invece avevo altro lavoro da fare. Il ghiaccio, il mio vecchio amico, era un appuntamento irrinunciabile dopo ogni partita e ogni allenamento. Mettevo sempre due borse del ghiaccio davanti e dietro le ginocchia e sulle spalle e infilavo entrambi i piedi in una bacinella con il ghiaccio per 20 minuti. Mi aiutava a placare l'infiammazione e a concludere la sessione e a prepararmi per quella successiva. E a proposito del silenzio e del palazzo vuoto, siamo solo io e il canestro, il parquet e la mia immaginazione, i miei sogni. È bello trovarsi da soli in una grande arena, mi infonde un senso di pace e mi aiuta a prepararmi alla partita. Quando uscivo dal tunnel e i tifosi gridavano, il rumore non mi influenzava, riuscivo a tornare con la mente al silenzio di quel momento e a portarlo con me. Ci sono riferimenti a se stesso. Quando ero giovane la mia mentalità era immagine, immagine, immagine. Adottavo quell'approccio con i media, poi con l'esperienza ho capito. Qualunque cosa tu faccia, piacerai a qualcuno e non piacerai a qualcun altro. Quindi sii sincero e lascia che ti apprezzino o meno per quello che sei davvero. A quel punto iniziai a rispondere in modo secco e con schiettezza. Ci infilavo anche qualche battuta e un po' di sarcasmo. Penso che fan e giornalisti l'abbiano apprezzato. Che abbiano imparato ad apprezzare il vero Kobe. Questo e tanto, tanto altro ancora in Kobe Bryant, The Mamba Mentality, il mio basket. Rizzoli.